La presentazione va un pochino più sul tecnico, risponde semplicemente a un dubbio, a una curiosità che mi era venuta un paio di anni fa. Facendo un particolare progetto ci eravamo trovati di fronte a un monolite da gestire dal punto di vista del database. Una bellissima tabella su Oracle da 600 milioni di record. E questo era il dataset iniziale. Ovviamente lo storico presupponeva che saremmo cresciuti di lì in poi. Questa situazione me la sono trovata circa 2 anni fa, oggi considerate che siamo a circa 1 miliardo di record. Ovviamente all'epoca non avevamo uno specialista di Oracle, per cui non avevamo fatto tutte quelle bellissime cose che si chiamano partizionamenti e via dicendo, e quindi ci siamo trovati di fronte a un problema. Poi il problema per necessità del cliente è rimasto in Oracle, è stato gestito in Oracle, però mi sono chiesto, siccome avevo iniziato ad interessarmi di big data e di database nello specifico, ci potrebbero essere delle altre soluzioni, facciamo delle prove. E quindi ho provato a fare dei confronti che possono avere la valenza che hanno, limitata, ma anche aprirci delle possibilità tra un database SQL tradizionale e un database NoSQL, in particolare utilizzando MongoDB, che è uno dei database NoSQL che oggi probabilmente è tra i più diffusi. Quindi vedremo innanzitutto di che cosa si tratta quando parliamo di database NoSQL, quando ha senso pensare di utilizzarli, perché ho scelto MongoDB e che cosa fa. Qua riprendiamo la Big Data Landscape che ha presentato prima Stefano, giusto per darvi un riferimento. Noi ci troviamo, diciamo, su uno strumento open source, quindi trovate un riferimento qui, e poi MongoDB è inserito nella lista dei NoSQL database principali del framework Big Data. Come vedete, stiamo proprio parlando di una fetta limitatissima di un framework che prevede, come vedevamo prima, tantissimi altri aspetti. Scusate. Ok, anche qua partiamo da una definizione. La parola stessa ci fa capire che stiamo parlando di un concetto totalmente opposto ai SQL tradizionali. È semplicemente un accorciamento della parola notoni SQL. E quindi ci troviamo in netta contrapposizione ai classici database relazionali che siamo abituati a pensare. Prima avevamo un dato strutturato in tabelle, colonne, magari in campi, tramite gli indici, dei foreign key. Oggi parliamo di dati che sono principalmente scritti tramite in formato JSON, libero, destrutturato, con tutte le caratteristiche elencate prima da Stefano. Nella parte di destra dell'immagine vedete appunto una grandissima differenza tra la strutturazione del database relazionale e quella di differenti tipologie di database NoSQL. NoSQL è una famiglia, possiamo trattare differenti tipologie di dato, c'è un dato documentale, c'è un dato che può anche essere scritto in forma chiave-valore, ci sono dei dati per colonna oppure un pochino più complessi che possono essere dei grafi piuttosto che dati geografici e via dicendo. Alcuni nomi, giusto per dare dei riferimenti, chiave valore, abbiamo il database free di Amazon, Redis è uno dei più famosi, database colonnare HBase o Cassandra, grafi Neo4j, documentali MongoDB e CoachDB, che molto probabilmente tra un po' confluiranno nella stessa esperienza. Qui non sono riportati altri nomi enormi, mi viene in mente Elasticsearch, che è uno dei più diffusi anche oggi a livello di infrastruttura. Alcune differenze. Allora, dal punto di vista del tipo di dati, vediamo in NoSQL, appunto possiamo acquisire differenti tipologie di documenti, come avevamo prima, mentre nella parte di SQL abbiamo semplicemente i tipi di dati, e quindi il tipo di dato numerico, il tipo di dato stringa e via dicendo, in modo molto più limitato. Dal punto di vista della storia, stiamo parlando nel caso SQL
di una tecnologia che arriva dagli anni 70, quindi anche con una certa obsolescenza, mentre NoSQL ha iniziato a apparire sul mercato all'incirca degli anni 2000. Alcuni esempi li ho riportati prima, ricordo, ho raccolto piuttosto che MySQL, piuttosto che Postgres lato SQL. Questa è la differenza fondamentale, il concetto di schema. Allora, oggi quando vogliamo acquisire un dato e salvarlo all'interno di un database relazionale, dobbiamo fare in modo che praticamente tutto il database venga aggiornato in relazione alle specifiche caratteristiche di quel dato. Mi spiego meglio: se ho un ordine che magari ho strutturato all'interno del mio schema con una testata e un dettaglio, sono obbligato a cambiare contemporaneamente tutti e due e a garantire, e questo i database relazionali lo fanno, che l'informazione inserita sia coerente e completa. Cosa assolutamente diversa accade invece sui database NoSQL, dove non abbiamo tendenzialmente degli schema predefiniti. Io il mio ordine un giorno lo posso salvare in un formato testata dettaglio, il giorno dopo posso salvarlo in formato testata dettaglio e poi aggiungerci magari anche il documento PDF che è la risultata della stampa di quel PDF, di quell'ordine stesso. Quindi anche una discontinuità della forma di dato che vado a salvare. E per lui non è assolutamente un problema. Tipicamente c'è anche una bella differenza dal punto di vista dello sviluppo, database NoSQL, perché sono nati in un contesto sostanzialmente diverso dal punto di vista storico, si portano dietro una caratteristica fondamentale di essere tipicamente open source, mentre quelli relazionali sono un po' Oracle, mi viene in mente, piuttosto che quelli di Microsoft sono chiusi, Postgres, MariaDB, invece hanno una licenza di distribuzione di sfruttamento che è aperto. Vado veloce, data manipolazione dei dati, anche questa è una bella differenza da capire prima di poter mettere mano a questi strumenti. Nel momento in cui vogliamo andare a modificare piuttosto che inserire un dato in un database relazionale, ho delle specifiche funzionalità, le select, la mail insert, il mail update classici che tutti conosciamo. Se voglio invece andare a fare una creazione piuttosto che una modifica all'interno di un database NoSQL, utilizzo delle API che sono un po' come utilizzare degli oggetti. Quindi io creerò un oggetto, modificherò un oggetto e questo va di pari passo con quello che avevo detto prima sul concetto di schema. Il mio oggetto avrà delle caratteristiche che potranno mutare nel tempo, alcune mandatorie e altre facoltative. Tramite le API posso modificare l'oggetto superato. Quando ha senso andare ad utilizzare questi strumenti? In questa slide vedete che la parte di database relazionali copre questa fetta, adesso non c'è scritto, ma si tratta del circa 90, del 90% dei casi in ambito enterprise, quindi probabilmente tutto quello che facciamo oggi e che ha una dimensione relativamente abbastanza limitata in termini di gestione dei dati e di caratteristica di questo dato è ampiamente coperta e supportata dai database normali. Quando però ci spingiamo oltre, tutte le casistiche di cui parlava Stefano prima, dobbiamo gestire dei dati di un'azienda come Google, dobbiamo gestire le comunicazioni di Twitter, dicendo che crescono enormemente i volumi, ma dobbiamo inventarci anche delle nuove modalità di interrogazione e gestione di questi dati, per forza siamo obbligati a cambiare paradigma e passare ad un database. Quindi più cresce la complessità, contemporaneamente molto probabilmente cresceranno anche i volumi di dati gestiti, la scelta è praticamente obbligata. In questo ci leghiamo nuovamente al discorso del Big Data. Alcune delle caratteristiche le abbiamo viste prima, aggiungo l'ultima che non è proprio scontata, che è quella della complessità del dato e della sua gestione, perché comunque devo anche garantire che alti volumi di dati possano essere integri in qualsiasi momento. Quindi caratteristiche fondamentali saranno la data availability e la possibilità di data recovery. Quindi, di nuovo, oggi ho
o meglio, sempre più andremo a salvare dei dati, una quantità di dati che fino ad oggi non ritenevamo neanche lontanamente avvicinabili. Questo sarà una condizione fondamentale e crescerà esponenzialmente. La connessione tra i dati anche sta crescendo tantissimo, mentre prima eravamo abituati, anche per limitazioni tecnologiche, ad avere dei link molto limitati e comunque finiti tra i nostri dati, oggi non dobbiamo porci limiti. I link che ci sono oggi sono questi, domani potranno essere altri 100 e domani ancora altri 1000. La nostra strutturazione dei dati non deve però limitarci in questo. E poi abbiamo parlato anche prima di schema evolution, quindi la strutturazione dei nostri dati potrebbe oggi essere questa e domani cambiare completamente. Alcuni pro e alcuni contro dell'utilizzo dei data di NoSQL. I pro sono fortissima scalabilità e availability, effettivamente anche un basso entry cost, perché vi farò vedere, io per fare la mia prova ho speso zero se non qualche ora del mio tempo. Abbiamo flessibilità sugli schemi dei dati e poi possiamo utilizzare sia dati strutturati che no. Ci sono anche dei contro, per fortuna. Innanzitutto ci sono dei limiti da tenere ben chiari dal punto di vista dell'interrogazione dei dati. Per esempio, scordatevi tendenzialmente di fare le nostre tipiche join. Questo non è possibile, ci sono altre metodologie. Oggi, siccome anche la tecnologia è abbastanza recente, ci sono anche dei limiti dal punto di vista degli standard. E poi, in alcuni casi, la parte di installazione e di toolset a corredo di questi database non è ancora così matura per il mercato enterprise. Perché nella mia prova ho scelto MongoDB? Allora, innanzitutto è un progetto neanche così recente, perché parliamo di un prodotto che è iniziato a essere sviluppato nel 2007 da una compagnia americana. Nel 2009 ha fatto la scelta di cambiare il proprio modello di sviluppo, è passato al mondo open source, quindi rilasciando completamente i sorgenti di questo database, e nel 2013 ha cambiato nome, è diventata quello che conosciamo come MongoDB. La licenza è la GPL standard in versione 3. Questi sono alcuni dati che mi hanno colpito all'inizio. Allora, MongoDB, se andiamo a guardare l'insieme di tutte le adozioni NoSQL presenti oggi sul mercato, come vedete sfiora quasi il 30%, quindi chi oggi fa degli esperimenti o ha in produzione dei prodotti che sfruttano il database NoSQL molto probabilmente si basa su MongoDB. Di conseguenza tutto il resto, anche dal punto di vista delle competenze, di quello che cercano i recruiter, MongoDB è una tecnologia molto ricercata, sia dal punto di vista delle competenze appunto, sia anche dal punto di vista delle posizioni lavorative. Questi sono alcuni nomi che sfruttano il database, vedete che ci sono effettivamente delle aziende assolutamente di primo ordine interessanti. Alcune feature, vabbè, adesso non ve le passo tutte, ve le potete leggere tranquillamente. C'è la possibilità di utilizzare degli indici, quindi poi tutte le nostre ricerche avranno una particolare performance. Può essere utilizzato addirittura come file storage, quindi non solamente come contenitore dei dati. C'è il concetto di MapReduce per l'aggregazione, quindi è vero che non possiamo utilizzare le join, ma tramite l'aggregation dei dati possiamo anche andare a fare delle analisi statistiche su tutto quello che è il nostro dataset. Addirittura all'interno predispone già degli operatori che ad esempio calcolano la deviazione standard su un set di dati, e poi c'è la possibilità, per esempio interessante, di eseguirlo direttamente in memoria, quindi non sfrutto e non stresso i miei dischi, eseguo le operazioni in memoria compreso un set di dati, e questo aumenta notevolmente le performance. Qui ho riportato anche questo, si tratta di un white paper con Total Cost Ownership che mette a confronto un progetto NoSQL, MongoDB, e un progetto fatto con una database transazionale standard Oracle. Ora, l'ho scaricato dal sito di MongoDB e non poteva essere diverso da questo, però
ci dà anche un'idea di quello che potrebbe essere la differenza. E la differenza è enorme. Questo è uno degli aspetti che più mi ha spinto nella scelta. MongoDB è un progetto open source, tipicamente i progetti open source sono anche molto ben documentati e supportati. Nello specifico viene offerta, offrono anche un sistema di corsi online assolutamente gratuito, si chiama MongoDB University, e due anni fa ho seguito un corso per avere un certificato di MongoDB for Developers. È semplicissimo, è vero che è un corso di 7 settimane, ma in realtà è una cosa che si può fare benissimo in 3 o 4 giorni. Sostanzialmente vengono insegnate le basi nella gestione e installazione di un database e poi nell'utilizzo per la costruzione, nel caso in cui l'avevo fatto io, di un blog. Ti aiutavano a costruire questo blog, la differenza è che invece di usare un database normale utilizzavi un database NoSQL. Quindi come ho fatto? Cosa voglio fare? Vengo al confronto Oracle con MongoDB. L'ho fatto su, ho preso semplicemente una macchina virtuale Linux con un pochino di giga in più, ma una sola CPU. L'ho messo a confronto Oracle in versione 11 con MongoDB in versione 2.6. Considerate che oggi Oracle è molto più avanti, in versione 12, MongoDB 3.4. Nel frattempo sono successe tante cose, Oracle stessa si sta proiettando verso alcune soluzioni miste, transazionali piuttosto che NoSQL, ma non hanno per loro un esperimento, non sono ancora così a livello ben strutturato. MongoDB da questo punto di vista è molto più avanti. Allora, l'installazione, come tipico proprio per l'ambiente Linux, è difficilissima e quasi impossibile. Scompatto e faccio parte. Quindi scompatto il mio zip, creo la cartella dove voglio ottenere i dati e dopo avvio il servizio indicando la cartella. Nel giro di 30 secondi il servizio è up and running e quindi potrò collegarmi tramite una semplice connessione JDBC. Questo è il contesto di cosa volevo fare. Avevo una tabella che contiene sostanzialmente le vendite giornaliere, quindi ho punto vendita, la data a cui viene fatta la vendita, il prodotto, la quantità e il costo. Oltretutto, a livello di Oracle, avevo già creato tutta una serie di indicizzazioni per velocizzare la ricerca dei dati. Cosa ho fatto? Ho trasformato questi dati, circa 3 milioni di record, quindi non è che stiamo parlando di una enormità di dati. Io, tramite una procedura, mi sono scritto un CSV con l'elenco di tutti i dati e poi MongoDB offre una comodissima utility per farne l'import e acquisirne tutto il contenuto all'interno del nostro schema. 3 milioni di dati in circa 2 minuti e mezzo me le ha importati. Importante, MongoDB non sono andato a definire alcun indice, quindi contenuto assolutamente piatto. Mi sono venute anche in mente delle contestazioni, ma ha senso quello che sto facendo? Ha senso confrontare un database relazionale con un database NoSQL? Innanzitutto, se tu lavori, stai lavorando in un ambiente dove hai tipicamente un'applicazione legacy, mi viene da dire, oggi stai utilizzando Oracle, che senso ha cambiare? Continua da Oracle. Se invece stessi lavorando in delle start-up della Silicon Valley, probabilmente loro invece hanno già portato l'intera loro struttura dati in una forma molto più adatta per i database NoSQL. Quindi perché confrontarli? Dal punto di vista business, secondo me, l'opportunità c'è. Il nostro cliente quasi mai sarà preparato per fare un one shot e passare da una situazione all'altra. Ci sarà sicuramente un momento transitorio per questioni di motivazione del cliente, per questioni economiche, perché magari non vuole non investire troppo fin dall'inizio nelle nostre soluzioni, quindi vuole vedere, vuole rendersi conto, oppure perché ci dice tu fammi la situazione finale, ma io quelle tabelle non te le voglio neanche toccare. Questo si traduce esattamente nell'esempio che ho fatto io: prendo una tabella così com'è, non relazionale, la copio, la metto su un NoSQL e la interrogo lì sopra. Ci sono alcuni tool, tipicamente sono anche tutti quanti multipiattaforma,
c'è una shell su cui posso scrivere le query, chiamiamole così, oppure ci sono i comodissimi client, questi qua sono tutti gratuiti, configuro la connessione GDBC e mi posso connettere al database. Passiamo ai confronti veri e propri, sono alla fine. Count asterisco sul mio database, 19 secondi su Oracle, nemmeno 3 secondi su MongoDB, 3 milioni di record. Una ricerca indicando una condizione. Qua siamo molto vicini, perché? Perché qui sicuramente sto andando a scattare un indice per la prima volta. E invece di là, considerate che non ho messo indice, quindi potenzialmente è ancora migliorabile, sono quasi all'istantaneo. Ma comunque non c'è ancora. Qua faccio un account più goodbye, ecco, ho semplicemente replicato modalità diverse dell'interrogazione per rendermi conto di come potevano cambiare. 2 minuti e mezzo contro neanche 15 secondi. Qui ho inserito una condizione di where, vedete che qua la condizione che sfruttava l'indice non ha più questo tanto valore aggiunto. Una distinct è veramente disastrosa, 37 secondi contro 2. Ecco qua, vediamo anche la parte di inserimento. Siamo ancora buono, perché qua sto creando un dato assolutamente nuovo. Attenzione, prima vittoria, aggiornamento. Perché c'è un motivo? Il motivo è che uno dei consigli, dei contro che abbiamo visto prima, è che i database NoSQL normalmente si intendono per immagazzinare dati nuovi oppure per andare ad interrogarli. È più difficile che vengano utilizzati per dati che vengono modificati nel tempo. E questa ne è la prova provata, perché vedete il tempo, seppur non disastroso, è comunque da immaginare anche su un record che può essere di milioni di record in una transazione sola. Comunque avresti fatto un indice magari migliore. Fatto un indice magari migliore, esatto. Quello sarebbe un discorso interessante. Queste erano le mie prove. La vittoria da questo punto di vista è schiacciante, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle prestazioni. Mi scuso per la coppa, perché qualcuno magari dà fastidio. A me no, ma in fondo, se metto in 3 anni da qualche parte del 2010, va bene. L'anno prossimo ce la farete di nuovo. Chi è interessato, come vedete, la cosa è assolutamente facilissima, trasparente. Ci si può giocare in modo assolutamente tranquillo sul proprio PC, non è necessario assolutamente nulla di particolare. Ho messo i riferimenti e anche un'indicazione per alcuni tutorial da cui ho preso gli esempi.